84 associazioni di volontariato coinvolte in una grande manifestazione che incontra la cittadinanza, permette a loro di dare voce, forza, permette a loro di presentare le iniziative, di raccogliere adesioni, di raccogliere sostegno, ma soprattutto permette a loro di far vedere quanto sono organizzati, preparati, quanto sono pronti ed efficienti per rispondere ai bisogni della collettività. Qui oggi ci sono 84 associazioni di volontariato che si occupano di tutti i settori, dal sanitario, il sociale, l'handicap, la protezione civile, quello che riguarda la tutela dell'ambiente, degli animali, tutti gli aspetti che vengono toccati dalle nostre associazioni novaresi. Sono 84 che sono qui presenti oggi, hanno la possibilità attraverso la Fondazione BPN con il supporto del Centro Servizi per il Territorio Novare VCO per la solidarietà e sussidiarietà di avere la voce diretta, di poter dire ogni giorno con quale competenza e formazione rispondono ai bisogni della nostra cittadinanza. L'iniziativa di oggi è partita bene, il tempo ci sta aiutando, c'è tanta gente, ma questo è un dettaglio. La cosa fondamentale sono tutte le associazioni che sono venute con noi, sono 84 perché non c'era altro posto per collocare gli stand, ce ne sarebbero state molto di più. È un momento per le associazioni di volontariato di emergere da una situazione di non perfetta conoscibilità e farsi conoscere, avere soprattutto modo di far vedere che ci sono delle persone che si danno da fare, fanno delle belle cose e magari qualcuno li segue. Quindi per questa associazione è un momento di farsi conoscere, di incassare magari qualche somma che le aiuterà nella loro attività, ma soprattutto di avere dei proseliti. Le autorità, le più importanti autorità novaresi erano presenti, questo è un segno anche dell'importanza che si annette al volontariato. Il volontariato in un momento in cui il pubblico può dare sempre di meno in termini economici è importante che sia considerato.